Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shugoden 3, dove ci approcciamo finalmente al terzo capitolo di Yugo. Yugo è stato il primo personaggio che ho utilizzato all'interno del gioco e ora stiamo praticamente immergendoci in quello che tecnicamente sarà l'incontro di Yugo con Thomas. Visto che già nel capitolo 2 di Thomas abbiamo visto come Yugo viene aiutato in un modo o nell'altro da Thomas a sfuggire ai soldati di Zexen, no? Quindi diciamo che dal punto di vista cronologico prima si svolge il capitolo 3 di Yugo e poi fondamentalmente gli altri capitoli che almeno penso si diramino un po' in questa situazione. Abbiamo affrontato i primi due capitoli di Chris. E finalmente sto riconoscendo Shuikoden. Finalmente stiamo iniziando a vedere quelle sottotrame, quegli inghippi, diciamo tutte quelle cose che caratterizzano uno Shuikoden, no? Quindi le trame, gli imbrogli, i colpi di stato, le invasioni. Cioè, finalmente siamo entrati nel mood. Finalmente siamo entrati nel mood. Però, bando alle ciance. E cominciamo con il capitolo 3 di Yugo. Eravamo rimasti con appunto Yugo che stava uscendo dal diciamo dalla zona di diciamo dalla zona territoriale delle lucertole, visto che i Caraia si sono uniti fondamentalmente alle lucertole e siamo diretti appunto verso il castello di Budehak, ovvero il Lake Castle, come appunto ci viene presentato, per andare a cercare questo Flame Champion che a quanto pare si trova appunto in quella zona. Quindi attraversiamo le pianure di Yaza e poi successivamente arriviamo al castello. Non ci sono scenette, quindi let's go. Eccoci qui arrivati al Lake Castle. Tra l'altro con tutte già le attività a disposizione, figa questa cosa che tengono conto anche di quello che ho fatto con Thomas. Qui immagino che sarebbe stato tutto vuoto se non avessi reclutato nessuno. Non sembra un castello, è troppo, diciamo, è troppo, cioè è poco appariscente. In più qui ci sono diverse razze che collaborano tra di loro come una sorta di zuppa. Vediamo se riusciamo ad incontrare il Lord del castello. Se non dovessimo riuscirci, dovremmo pensare a un nuovo piano. Ok. Tra l'altro qui ora non so se i miei biglietti da lotteria sono validi, ma penso di no, perché da dove li compro? Sì, voglio comprare. Sì, voglio comprare. Ecco. Ah, vedi? Già si chiama Midgar il castello. Quindi allora, diciamo che questi sono eventi che comunque sono successi prima. Però tengono in considerazione il fatto che io ho già giocato entrambi. Ah, minchia, la mia borsa è piena. Che ho giocato. Cioè, che ho già fatto comunque entrambi i capitoli di Thomas. Qui ho un sacco di roba. Losing ticket. Questi, ma non li ho buttati questi. Allora, togliamoli tutti questi, così. A posto, così ora li posso comprare. Sì, compriamo i biglietti random, ovviamente. 10 biglietti, grazie. Ci vediamo tra una mezz'oretta. Detto ciò, ragazzi, potenzio e ci vediamo dopo. Ok, ho potenziato, ho fatto tutto. Ah, guarda quanto si sono incontrati quando lui ha detto. Spero di essere stato chiaro. Non sei, diciamo, non sei autorizzato a creare dei problemi a tuo padre più di quanto tu ne abbia già fatti. Ah, sì, ok. È nella zona quando lo hanno minacciato di togliergli praticamente il castello.
Abbiamo offerto, sì, esatto, abbiamo offerto. Ok, queste scene le abbiamo viste, possiamo andare avanti. Sappiamo benissimo cosa è successo qua. Un ragazzo barbaro delle Grassland. Non riesco ad immaginare come faccia a essere qui, ma francamente non me ne può fregare di meno. Che cosa hai detto? Hai qualcosa da ridire? Voi delle Grassland siete abbastanza disonorevoli. Mi sembri familiare. Andiamo. Sì, signore. Teste di latta puzzolenti. Ok. E quindi è qua che finalmente possiamo incontrare e conosciamo. Ecco qua. Buongiorno, ospiti. Sfortunatamente, a causa del nostro, diciamo, dei nostri impegni, devo chiedervi di tornare tra un'ora. Tra almeno un'ora. Oh, e quindi che dovrei fare? Dovrei andare alla locanda per far passare il tempo? Alla locanda però non c'è nessuno. Io ovviamente già tutto fatto. No, non dobbiamo andare qui. Forse devo provare a uscire. Infatti, si immaginò. Greedy Windbag. Se tornate di nuovo, l'unica cosa che prenderete sarà la mia arma nel vostro di dietro. Ottimo. Hai tanto spirito, giovane. Giovane? Chi? Io? Beh, non c'è nessun altro presente. La tua uniforme. Stai per caso partecipando a un festival? Oh, dice, ma che dice? No, dice, quello che vedi è l'uniforme standard del castello Garrison. Wow, incredibile! Permettono alle ragazze di fare le guardie anche nel mio villaggio. Io provengo da Caraia. Io preferisco il mio titolo, per favore. Garrison Commander. Quindi siete anche voi provenienti dalle Grassland? Dalle Grassland a qui, sì, ma io non sono delle Grassland. Siete venuti a incontrare il nostro Lord Thomas? È lui il comandante di questo castello? Sì, certo. Lo informo immediatamente dei suoi nuovi ospiti. Aspetta. Oh. Quindi lei è il comandante in carica? In questi giorni tutto può essere. E quindi ora devo andare di nuovo lì. Eccoli. E alla fine il commercio, diciamo, ha rinvigorito le Grassland. Adesso il piano è sicuro che possa funzionare. Non sapevo che Karai avesse mandato un convoglio di commercio. E allora perché altro dovrebbero essere qui? Siamo soltanto all'inizio. Dopo questo le opportunità saranno esattamente come hai sperato. Ah, non lo so. Dove sono adesso? Li hai portati con te? Oh. Cecil, quali sono le tue maniere? Gli ospiti non dovrebbero rimanere ad aspettare al cancello. Oh, mi dispiace, li scorterò immediatamente. Dice commercio. Ovviamente convoglio di commercio? Ci stai riferendo a noi? Oh, Lord Thomas, ecco la gente di cui ti stavo parlando. Oh, benvenuti, benvenuti. Sono Thomas, il lord di questo castello. Suppongo che dovremmo andare dentro per trovare un posto più confortevole per parlare.
Sono Yugo, del clan dei Caraia. Ok, e ora giustamente cominciano le presentazioni, amicizie, eccetera, eccetera. Da questa parte, per favore. Ah, non fate caso al disordine. Potrebbe essere peggio. Quindi, che tipo di commercio è interessato ad aprire qui il clan De Caraia? Negozio? Sì, siete venuti per discutere l'apertura di un negozio al castello, no? Cecil, ma pensavo mi avessi detto che loro erano un convoglio di mercanti. Sì, lo so. Hanno detto che venivano da Caraia, quindi naturalmente ho pensato. Oh no. Qualcuno potrebbe gentilmente andare al punto? Mi scuso. Sapete, stiamo cercando persone da qualsiasi posto, tutti quelli che vogliono aprire un negozio qui. Questo è il mio piano per ripristinare l'offerta del castello. E sto cercando di pubblicizzare questo posto a dei commercianti liberi, da qualsiasi vincolo. Avete sentito qualcosa riguardo a questo progetto? Non io. Neanche una volta. Oh, sono terribilmente dispiaciuto per questo, per questa incomprensione. La puzza del fallimento. Lord Thomas, non bisogna arrendersi ancora. Abbiamo appena cominciato. Grazie, Cecil. Cecil, dovrei chiamarla Cecil. Che ne dici se ti spieghiamo le ragioni del perché siamo veramente qui? Certo, ovviamente, procedete. Stiamo cercando in quello che è stato chiamato Flame Champion. Siamo venuti perché de delle voci ci hanno detto che il Firebringer si nasconde in questo castello. Oh cielo, no, sono soltanto delle brutte voci di corridoio. Queste maldicenze del Firebringer sono praticamente una bugia delle Grassland. Se il concilio di Zexen dovesse scoprire che lo stiamo ospitando, comunque lo stiamo nascondendo da queste parti, penso che non farebbero, cioè, penso che non permetterebbero a questa voce di diffondersi così in fondo. È ovvio che le voci si diffondono velocemente, quando tu praticamente solleciti le idee dei venditori. Ah, questo è vero disturbante. Vi ho avvertito, Lord Thomas. Solo che voi non riuscite a vedere il problema. Permettere alla gente di ottenere, diciamo, di ottenere le terre qui per il loro commercio non ha senso. Il successo sarà praticamente ingestibile, impossibile da gestire. Mi dispiace, ma non sappiamo niente riguardo a questo Flame Champion. Sono sicuro che nessun Firebringer si nasconde qui. Ma comunque mi piacerebbe, cioè mi piacerebbe, avrei il piacere comunque se voi restaste qui e vi riposaste. Avete viaggiato a lungo e quindi ci avete fatto visita e dovete essere, diciamo, ben accetti e rispettati. Ma Lord Thomas, a quale immagine? Persino tra i clan delle Grassland, i Karajan sono conosciuti come dei guerrieri, come una tribù guerriera. Sebastian, loro sono i nostri ospiti e voglio che tu li tratti come tale. Come desidera. Mi piace da un lato comunque tradurre dall'inglese, mi permette di allenarmi. Questo è il conto, comunque questo è, diciamo, la tassa fondamentalmente della locanda. Quando siete pronti per andarvene, ditemelo che vi mostrerò la stanza. Questa è una locanda? Sì. Utilizziamo alcune stanze del castello come locanda. Lord Thomas ha dato delle istruzioni precise per permettere a voi di restare come nostri ospiti, quindi gratuitamente. Ma dovreste sapere che il vero prezzo è di 50 pocce per ospite.
Sono veramente disperati. La nostra visita si è conclusa con una, diciamo, con una pacifica conclusione, ma finisce sempre nello stesso modo. Ok, quindi tecnicamente io sì, direi che possiamo restare, non ho altro da fare. Benvenuti. Oh, siete voi? Siete venuti per restare? Sì, ma voglio pagare per adesso. Ma questo è veramente ammirabile. Quanta integrità. Venite, vi mostro le camere. Ho pagato 300 poci. Ovviamente i soldi ce li ho, quindi non ho bisogno di fare lo scroccone. Va bene lo stesso. Cioè, anzi, penso che sia anche un fattore positivo questo. Ah, addirittura mi fa salvare. Ok, salviamo. Ah, ecco, ora però tecnicamente è dove c'è la battaglia campale adesso. Perché adesso torneranno l'esercito per... Buongiorno, sergente. Ha dormito bene? Per la maggior parte. Fino a quando un certo rumore ha cominciato a provenire da fuori. E allora perché hai dovuto svegliarmi? Ma qualcosa stava succedendo fuori, milady. Non me ne sono accorta. Fino a quando non mi hai interrotto nel mio meraviglioso sonno. Oh, anche voi? È stato il suono all'esterno? Solo tu potevi mancare tutta questa commozione. Potete contare su di me per continuare a dormire. Qui siamo di nuovo tutti quanti insieme, sì. Ok. E quindi devo uscire fuori. E probabilmente ora, esatto, tutto il casino è praticamente i soldati che stanno venendo per minacciare... tutto il casino che hanno sentito fuori, esatto. Che cos'è, cosa significa tutto ciò? Vabbè, sì, questo noi già l'abbiamo visto. Ovvero il capitolo 2 di Thomas, dove i soldati hanno detto adesso qua dobbiamo gestire tutto quanto noi, questa è terra di Zexen, eccetera, eccetera. Questo sembra davvero pericoloso. Cioè, sembrano dei bei guai. Che sta succedendo questa volta? Eccoli! Quello è il problema. Che cosa? Quel ragazzo è il figlio del capo del clan dei Caraia. Qualche giorno fa è scappato da Minai del Zexai. E siamo certi che sia lui. C'è una taglia ufficiale su di lui di Zexen per il suo arresto. Che cosa? Il mio arresto? Siete veramente venuti qui per insultare i miei ospiti, sir? Pensa attentamente prima di decidere se dare un rifugio a dei nemici di Zexen. Che mattina. Che buongiorno, cioè sarebbe se il buongiorno si vede dal mattino. E questo è quello che abbiamo già visto anche da Thomas. Come facciamo ora a uscire da questa situazione? Il posto è circondato da teste di ferro, non credo che potremmo semplicemente scappare questa volta. Come siete finiti ad avere una taglia sulla vostra testa? Uno dovrebbe pensare di... Cioè, qualcuno dovrebbe pensare di rapire un grifone di Zexen. Anche quello non ti garantirebbe una taglia o così tanta attenzione. Ok, quindi forse dobbiamo andare da questo lato. Vediamo... perché qua effettivamente, vedete, non c'è più nessuno degli NPC, quelli classici, quindi sarà il momento dove loro praticamente si sono riuniti lì per fare il piano di guerra, quindi dovrei andare forse da questo lato, perché adesso dovrei incontrarli tutti qua mentre stanno parlando, giusto? Sì. Ecco perché, come ho detto... Hai detto tante cose. Adesso io dico qual è la nostra, diciamo, qual è la nostra entrata, cioè che cosa ci guadagniamo noi. Non avete presente che va bene, sì, ok. Questa è la discussione che abbiamo già visto. Ecco, Lord Thomas ha lavorato troppo duramente per rinunciare a questo posto, eccetera, eccetera.
Ok, farò in modo di trovare la soluzione per tutti. Va bene così. Che cosa significa, diciamo, questo meeting? A che cosa è dovuto questo meeting? Scusatemi, ma potreste lasciare, diciamo, cioè, vi dispiacerebbe lasciare questo posto e andare direttamente al concilio di Zexen? Grazie. Sebastian, smettila di dire queste cose. Perdonate il mio assistente. Non dovete assolutamente fare quello che vi ho detto. Che sta succedendo davvero? Che cosa pensi? Non hai visto come... Cioè, non hai visto che siamo sotto assedio? Fin quando voi resterete qui, le cose non saranno mai pacifiche. Sebastian... No, non posso scusarmi abbastanza. Ah, non ti preoccupare. Quindi sono queste le radici dei tuoi problemi con il concilio di Zexen? Come ho detto ieri, sto cercando di creare un punto di interesse per il commercio libero, ma il concilio di Zexen non l'ha presa molto bene questa idea. Piccolo Lord Thomas, cioè povero Lord Thomas, le persone prendono sempre in giro le grandi idee. Che cosa ne sarà di noi? Per favore, comprendete. La ragione. La cosa giusta, sarebbe quella di portare tutti i nostri commercianti qui. Ho cercato comunque di espandere ho cercato comunque di espandere i miei diritti e fare questa zona una zona, diciamo, di commercio libero. Ma mio padre, o per meglio dire uno dei membri del consiglio di Zexen, non approva. Quindi per salvare la nostra, diciamo, la nostra quietitudine, il nostro quieto vivere, dovremmo uscire dai permessi. Stai zitto! Ma che altra cosa c'è? Cos'altro possiamo fare qui? E quindi ora forse è dove appaiono Apple con coso? Forse qua all'ingresso? Oh! Abbiamo un rapporto che dei criminali sono scappati e si sono rifugiati in questo castello. Il passaggio rimane proibito per ora. Ritornate dentro. Ecco, sono io quello che volete. Sei serio? Un ragazzo come te? Voluto da Zexen? Aspetta qui. Sei tu il figlio del capo del clan De Caraia? Sì, suppongo che voi vogliate arrestarmi. Guardalo più da vicino. Sì, signore. Non è lui, signore. Io ricordo una faccia diversa, signore. Eh? Ma di che stai parlando? Non mi interessa se tu vuoi impersonificare un criminale. Tenetelo dentro qui nel castello. Sì, signore. Ma che state dicendo? Aspetta. Quindi non mi hanno creduto. Ora vediamo, proviamo a ritornare indietro. Forse è ora dove ci sono Apple e gli altri che stanno discutendo. No, ancora no. Dice, non ce la faccio più. Le mie vendite potranno aumentare più. Sto cercando di morire. Sto per morire di fame qui. Le tue vendite non saranno mai sfruttate se tu sei così, cioè se sei così avida. I tuoi profitti sono più che sufficienti. Tu, dici tu, maledetto, non prenderai neanche un ticket vincente, sappilo.
Oddio, oh caro, oh Gesù, tipo sarebbe una roba del genere. Che cosa dovremmo fare? Le nostre relazioni, ok, non dureranno tanto a lungo. Ok, questo l'abbiamo già visto. Era la parte di Thomas. Ok, non disperatevi, eccetera, eccetera. Ed è qui dove ora arrivano Lord Thomas? Mi chiedo, sì, che cosa c'è? Siamo venuti qui dopo aver parlato con quelli di Zexen. Oh, veramente? Quelli di Zexen sono qua fuori? Sì. Ma perché rischiare la vostra vita così? Ho promesso che non vi avrei mandato via con la forza. State cercando, cioè, state prendendo in considerazione l'idea di quello che ho detto? Ci hanno rimandato indietro. Non siamo noi quelli che vogliono. Ah, eccolo qua. Se vi prendessero da qui non avrebbero scuse per praticamente invadere questo posto. Sono abbastanza ingegnosi. Chi sei tu? Ah, che scocciatura. Sarebbe stato... Avrei... No. Ah, che seccatura. Sarei rimasto intrappolato in questo. No, sarei rimasto. No, che. Allora, aspetta. Ok, scusatemi un attimo. Perché lui dice: che scocciatura. Sarebbe davvero un peccato se io rimanessi incastrato in un posto del genere. Ma non me lo posso permettere. Caesar, perché parli sempre in questo modo? Non potresti essere leggermente più dolce, più educato? Goccia, up. Va bene, Apple. E Apple. Grazie molte. Che tra l'altro Apple noi già la conosciamo dal 2. Sì, penso di sapere quale sia il tuo nome. Sono Caesar, ok? Ok. Abbiamo un'ottima stratega e un allenatore, quindi prendete i miei consigli. Qualcuno deve fare in modo, cioè qualcuno deve uscire da qui. Non possiamo restare qui se vogliamo, eccetera, eccetera. E qui ci spiega il piano e tutto, ok. E quindi qua già lo sappiamo. Che cosa dite, quindi? Non volete mettere le mani sui Caraia più di quelli... No, aspetta. Cioè, non volete... Non volete mettere le mani sui Caraia più di quelli che vogliono mettere le mani sul vostro castello? Ma non siete preparati a combattere, giusto? Beh, no, non lo siamo. Beh, questo è semplice. Dobbiamo semplicemente farli andare via. Una volta che sono andati via, quelli di Zexen non avranno nessuna scelta che ritirarsi. Sembra molto complesso per me, ma finiremo in qualche tipo di guaio? Quale guaio? Questi arrugginiti magneti, sono soltanto un piccolo convoglio diciamo, di controllo, sotto il comando di un membro del consiglio di Zexen, con un paio di guardie. Non è una vera e propria forza d'assalto. Hanno circondato il castello soltanto per intimidirvi. Dice, so che presto o tardi, la vera armata arriverà davvero. Ma prima che succeda, manderemo i nostri amici ricercati fuori dalle Grassland, in modo tale che così non ci siano pretese per poter restare qui, diciamo, per poter restare qui oltremodo. Va bene, suona semplice. Quando dici tu? Ecco quello che volevo sentire. Per quanto riguarda voi, criminali, noi e chi altro? Preparatevi per la fuga. Nel frattempo io spiegherò il piano a tutti quanti quelli che ci sono qua. Quindi stiamo scappando di nuovo. Ok, penso che abbiamo finito i preparativi. Ok, dice cosa potrebbe andare storto? Siete in buone mani, lasciate fare a me. E vabbè, qui ora mi dice che non posso uscire.
infatti, è veramente pericoloso là fuori. Ok, quindi dove devo andare? In locanda? No, non devo andare in locanda. E allora molto probabilmente devo andare nella parte sotto qui. E perché non posso andare da altre parti? Quindi mi sembra abbastanza. Ah, ecco, qui c'è la fattoria. Dice terreno senza semi? Quindi anche se li fai dopo i capitoli comunque sia tengono in considerazione tutti quelli che hai reclutato comunque. Qui tra l'altro c'è una sorta di barca. Vedi, quindi forse qua ci sarà il porticciolo. Quindi qui avremo modo di poter navigare forse in futuro. Interessante. Non so effettivamente qual è il trigger da attivare. Vediamo, faccio un giro. Ah, ok, bastava fa fare un giro e rientrare. Avete finito di prepararvi? Ecco, chi sei tu? Io sono uno sfortunato viaggiatore che è rimasto intrappolato in un castello di pazzi e che ha delle cose molto più importanti da fare. Scusa se ti abbiamo rallentato. Mi scuso, lui ha questo modo di parlare da tutto il tempo che io ricordi. Potrebbe utilizzare, diciamo, delle maniere, no? Dice, potrebbe essere un po' più educato. Così come qualcun altro. Che ne è stato degli altri? Abbiamo deciso di spingere la vostra. Cioè, abbiamo deciso di impostare la vostra fuga per domani. Così avremo la possibilità di occuparci di tutti i dettagli. Stavo andando giusto a lavorare il più in fretta possibile per quello che so, eccetera, eccetera. Va bene, siamo pronti. E allora fareste meglio a riposarvi all'interno. Abbiamo ancora delle cose da fare qui. Va bene, allora. Andremo nella locanda e aspetteremo il vostro ritorno. Ugo? Dimmi, Lord Thomas ha degli accordi con le teste di ferro di Zexen, vero? E allora perché ci sta proteggendo da loro? Perché non glielo vai a chiedere tu stesso? Lo farò. Quindi devo andare ora da Thomas a dirgli il perché mi sta proteggendo. Andiamo da Thomas. Ah, però forse Thomas è nell'altro ufficio, vero? No, non c'è qua. E allora niente, devo andare alla locanda e poi forse avrò modo di parlargli dopo. Ok. Ah, eccolo. Sono un po' occupato al momento. O forse devo vedere prima questa scena prima di andare da lui. Vediamo, riproviamoci. Perché, allora, alla fine del capitolo di Thomas, in realtà Hugo e Thomas si sono lasciati, diciamo, in buoni rapporti. Sembravano quasi andare d'accordo. Quindi. No, non c'è. Quindi sicuramente loro hanno parlato e sicuramente c'è stato un momento dove Hugo si è fidato di Thomas. Però. Allora, proviamo a ritornare alla locanda. Oh, sei tornato. Troverai la tua camera pronta. Così.
così avrò qualche cos'altro da fare. Dormite adesso e svegliatevi domani pieno di forza, pieno di vigore. Però io vorrei parlare con Thomas. Mi sa che forse lo trovo in giro nel castello. Vediamo. Voglio fare un giro. Ho ancora delle cose da fare. Che cosa fai di notte? Diciamo, che cosa intendi fare di notte come affari? Se non vai a letto presto, finirai per dormire troppo domani. Va bene. Io voglio fare però un attimo un giro. Voglio vedere se riesco a trovare Thomas. Ah, ecco, visto? L'ho trovato di nuovo. Diciamo, i compiti richiedono la mia immediata attenzione. Dice molto lontano da quello che si possa pensare, una roba del genere. Ecco, quindi praticamente lo sto inseguendo. Quindi vediamo ora dove altro si trova. Forse si trova sotto? Perché io me lo immagino che praticamente sta andando un po' in giro per il castello, no? A controllare, a fare tutte cose. Quindi non lo so, mi immagino questa scenetta tipo di me che lo inseguo fino a quando poi non arriva nella zona giusta. Qui c'è l'investigatore che possiamo comunque sfruttare, anche se per il momento. Ah, però effettivamente. No, è che non posso uscire dal castello. Però. Noi lo conosciamo Guillem. Quindi potremmo. È che no, non ci possiamo andare nella zona delle caverne. Perché lui dice che sta cospirando nella strada sotterranea. Quindi. No, no, non credo. Va bene. Andiamo a cercare Thomas. Lord Thomas, io. Oh. Sembra che tu abbia tanto nella tua testa, ma anche io. Se sono fortunato, riuscirò a finire stanotte. Ci vediamo allora. E quindi cosa dovrei fare? Dovrei andare alla locanda. Dovrei andare alla locanda e aspettare di dormire. Dice finirò stanotte. Dice vieni a trovarmi stanotte. Ok, proviamo a vedere se posso in un qualche modo. Buonanotte. Va bene, vediamo, notte. Ho fatto un salvataggio di stato nell'emulatore perché voglio vedere se si sveglia magari durante la notte, o cioè se facendo questo dialogo si sveglia durante la notte, o se passa direttamente alla giornata dopo. Ah, però vedete, di notte. In che guaio ci hai fatto cacciare? Quella storia del Firebringer, a quanto pare erano soltanto delle voci. Io non ci ho mai creduto comunque. Comunque, la verità è sicuramente, diciamo, c'è sicuramente della verità. Non possiamo investigare qui ulteriormente. Dobbiamo pensare al piano di fuga. Sì, mi sembra giusto. Ne ho abbastanza. Vado via, una roba del genere. Cioè, vado a letto, quello che è. Non ti addormentare, non dormire troppo. Sì, lo so. Ne dubito. Ti ho sentito? Chissà quanto abbia effettivamente sentito. Avanti, Yugo. Andiamo a letto anche noi. Va bene. Questo dovrebbe andare. Ecco. Oh, perfetto. Oh, Hugo, volevi parlarmi? Sì,
Chissà se questa scena si sarebbe vista se io non avessi cercato Thomas in lungo e in largo. Lord Thomas, perché stai cercando di aiutare, cioè perché ci stai aiutando ad allontanarci dalle teste di ferro? Scusami? Non riesco a capire. Tu hai delle connessioni con le teste di ferro e noi siamo delle Grassland. Teste di ferro, teste di latta? Intendi cavalieri? Beh, suppongo che se dovessi pensare a me come a uno degli altri, ho più o meno, diciamo, un pareggio con quelli di Zexen, per quanto riguarda, diciamo, la famiglia da parte di mio padre. Però quello che tu non sai è che mia madre proviene dalle Outland, che è ovviamente situata al nord. Ho vissuto lì per tanto tempo, quindi io raramente, cioè io non mi sento comunque di Zexen. Ecco perché. No, non è esattamente per questo. È perché semplicemente io voglio che questo castello sia un posto dove la gente può venire e andare liberamente. Chiunque da chiunque. Quindi vuoi fare di Zexen i tuoi alleati? Non li desidero come nemici. Però penso che nel tempo giusto possiamo imparare molto gli uno dagli altri. E a trattarci tutti quanti come degli uguali, cioè come degli eguali. Io non posso. Hanno ucciso Lulu. Io devo fare quello che è giusto. Quello che sento essere giusto. Capisco. Lulu era un tuo amico stretto? Lo era. Mia madre è stata uccisa anche da un gruppo di banditi delle Grassland. Delle Grassland? Hugo, è tardi. Vai e cerca di riposare. Ci vediamo domani, Lord Thomas. Incredibile comunque come Thomas abbia una maturità tale da essere comunque piccolo, ma al tempo stesso essere così saggio. A differenza di Hugo, che invece si vede essere proprio un ragazzino quasi viziato, e anche ovviamente molto indisciplinato, probabilmente anche per il suo carattere dei Caraia. Eccoti, pronto? Sì, pronto. Milady, per favore, è mattina. Chi ha detto, che dovevamo svegliarci così presto? Perché continuiamo ancora, diciamo, ad avvertirla quello che è? Qua. Ok, siamo pronti per la grande fuga. Quindi andiamo fuori, facciamo quest'ultima parte e poi possiamo staccare. Eccoci qua. Buono, dice, vabbè, sì, bene, siete qui. Ho calcolato tutto, quindi uscite fuori appena vi do il segnale. E come facciamo ad uscire fuori esattamente? Dovete andare dritti per questa strada, non dovreste avere problemi. Il maresciallo del conciliatore sarà distratto da qualche altra parte. E quindi mi aspetto che i cavalieri si ritirino presto. La questione è: siete pronti? Sì. Al tuo segnale. Le cose si faranno molto interessanti presto. Oh, mi sto sentendo, mi sta venendo l'ansia. Respiro profondo, respiri profondi. Ah, devo rifare la battaglia? Ecco, permetti all'unità di Hugo di scappare. L'unità di Hugo viene sconfitta. Ah, però ci sono delle condizioni diverse. Qualsiasi cosa succeda, non dovete appunto abbandonare questo cancello. Capisco. Sono sicuro che loro abbiano una bandiera bianca proprio in quella direzione. Oh, sì, sir. Ah no, oddio, sta facendo tutto da solo. Ah, questa parte la fa da solo lui, perché io poi devo comandare solo la parte di Hugo. Sire, un numero di soldati è apparso al cancello di Midgar.
Soldati? Come può essere? È un mistero per me, signore. C'è sempre qualcosa. Mandate un distaccamento per vedere che sta succedendo. Eccoli. Non vi preoccupate, Thomas. Questo è il mio, è anche il mio castello. Non intendo farglielo prendere. Ok, loro ovviamente attendono. Conciliatore, un messaggio dal concilio di Zexen. Che cos'è? Conciliatore, una notizia di prosecuzione è stata, diciamo, è stata riempita, è stata comunque presentata contro di lei, signore. La notizia di una persecuzione è patetico. Naturalmente uno dei miei colleghi gelosi vuole prendere il mio posto qui. Sire, no. La notizia è stata redatta, comunque compilata, dai cavalieri di Zexen. Che cosa? Ecco. Questa è la nostra chance per andare. La nostra? Beh, noi veniamo con voi. Non pensavate che potessi restare in questo buco di posto per sempre? Dice va bene, è andato avanti, ok. Dice certo, ci vediamo dopo. Quando le cose ritorneranno alla normalità, spero che voi possiate ritornare a farci visita. E magari, perché no, aprire un negozio. Quella decisione penso che spetti a mia madre. Here we go! Eccoci! Ah, e finisce qua, no? Perché tecnicamente la battaglia... Ah, è finita così? Caesar si unisce a voi ed Apple si unisce a voi per ora. Quindi devo uscire? Ah, ecco. Ah, ecco, infatti, ci hanno intercettato. Immaginavo succedesse una roba simile. Oddio, potrei fare runa. Ah, oddio, non ce l'ha terremoto. Allora potrei fare così. Qua ci sarebbe Death Shredding per fare danni a tutti. No, vabbè, qui andiamo attacco, dai. Anche perché dovremmo fare comunque dei bei danni adesso. Grande Yugo. Minchia, quanto gli ho tolto. Spam! Ok, questo è morto. Questo mi ha appariato. Ok, questo morto. E anche quest'altro. Bene. Medicina C, medicina D, medicina D. Vabbè. Allora, curiamoci. Andiamo. Possibilmente troveremo altri soldati che ci... infatti. Pronti! Olè. Due avanti e due dietro. Perfetto. Facciamo auto, che siamo decisamente più forti. Olè. Fuori uno. Fuori due. Con le armi potenziate adesso... Certo, io subisco ancora parecchi danni comunque, perché mi fanno male loro.
Però riesco a fare dei bei danni anch'io. Quindi, diciamo, bene o male, riusciamo a bilanciare la situazione. Perché il fatto che comunque loro mi levino anche 60-80 HP a botte è tanto, eh? Molto, molto HP. Cioè, sono veramente tanti HP. Ecco qua. Cominciamo. Madonna mia. Fuori due. Bello. Spam. Spam. Olè. Ah, vedi, con le armi alte facciamo dei bei danni e siamo a posto. Vedi, qua la cosa importante è avere sempre le armi a livello alto. Sono contenta che siamo riusciti ad arrivare così lontano, ma le mie gambe mi stanno uccidendo. Oddio, Apple, se continui ad essere un libro, cioè, vabbè, se sei un topo da biblioteca, le tue gambe si atrofizzeranno e cadranno. Oddio, la stessa frase che gli ha detto da Thomas. Come farei senza i tuoi complimenti? Siamo riusciti a scappare in modo sicuro, ma quanto sarà sicuro il castello? Diciamo, ho fatto in modo di rallentare l'esercito di Zexen, ma alla fine dipenderà semplicemente da loro come procedere. Tutti quanti hanno la responsabilità per loro stessi. Nessuno è privo di garanzie di vita. Dobbiamo proteggere noi stessi, ecco. Ma no, è vero. Caesar, ci sono altri passaggi che vorresti recitare di tuo padre, delle scritture di tuo padre? Apple, non dovevi dire una cosa del genere. Adesso siamo pari. Quindi dove andiamo adesso? Non abbiamo nessun posto dove andare, né niente soldi, niente. Non è vero, i soldi ce li abbiamo in realtà. Siamo straricchi. Sergente, andremo a visitare il tuo villaggio. C'è qualche ragione in particolare? Io ho una ragione. Sto cercando di apprendere le conoscenze delle varie culture di tutte le Grassland e Zexen. È un semplice villaggio, non c'è niente di speciale da collezionare. Beh, potrebbe sembrare una cosa, cioè, per quello che dici tu. Comunque, è lì che siamo diretti. Andremo per vie separate da questo momento in poi. Meeting again when the time comes. E magari ci rincontreremo in futuro quando arriverà il tempo. Addio allora. Ma se ci dobbiamo rincontrare al villaggio delle papere, scusa, tanto vale andare tutti insieme, no? Per quanto riguarda noi. Quindi dobbiamo raggiungere il villaggio delle papere. Caesar ha lasciato il tuo party. Apple ha lasciato il tuo party. Va bene. Quindi, allora, io direi che effettivamente potrei anche staccare qua e andare poi direttamente al villaggio delle papere. Cioè, e basta. Cioè, fondamentalmente. Madonna mia. Cioè, fondamentalmente posso andare, cioè posso uscire. Anzi, allora, vediamo se c'è qualche altro filmato. Magari sono più che altro curioso di vedere se c'è qualche piccola scenetta prima di uscire. Minchia, questo è un super mega combattimento. Qui tocca.
Mi tocca andare pesanti. No. Che palle che interrompono subito l'attacco. Madonna, dà un fastidio allucinante. Oh oh. Madonna, ma questi topolini che fanno Bolt of Wrath così totalmente a caso. Addirittura stunnati. Vabbè, a sto punto sfruttiamola. No. Ah, minchia, non posso usarlo da nessun'altra parte. Vabbè, qua pausa. Quindi andiamo avanti. The Shredding. E qua invece io devo curarmi e tocca. Il problema è che quell'altro cinghiale sta castando pure una magia. Tuono anche lui. Ah vabbè, Thunder Runner. Però giusto giusto ha preso il sergente. Vabbè, qui attacchiamo. Minchia. Minchia, è entrato in berserker status. No, devo eliminarlo prima che casta la magia. Ecco, bravo. No, Lily stunnata. Dai, forza. Dai che lo eliminiamo. Minchia, l'ha stunnato. È entrato in berserker. Oh no, sta castando. E olè, morto. Easy. Let's go. Bello, guarda che bel level up che abbiamo fatto. Abbiamo preso dipinto Berserk Blow, mega medicina B. Ok. Allora, usciamo da qua. Ma sì, ho capito, ma non mi fa andare da nessun'altra parte. Forse devo uscire dall'altro lato. Scusa, ma uscendo dall'altro lato mi fa fare forse... forse mi fa fare il giro largo? Mi sblocca altre zone, forse? Andiamo a vedere. Anche perché... Ah, ecco. Ah, certo, perché da sotto mi faceva andare da questo lato. Minchia, sono un cretino, effettivamente. Ma da qua c'è il villaggio delle papere, quindi tecnicamente dovrei ora utilizzare i passaggi sotterranei che ci sono nelle terre delle lucertole, giusto? Cioè, in teoria, oppure andare di qua. Però andare di qua mi porta all'Ancient là mi porta, ma... Va bene, allora facciamo una cosa, intanto per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima e nel frattempo cerco di capire dove andare.